Come fa una persona a capire se è vittima di un abuso narcisistico? Quali segni possono aiutarci a capirlo? L'abuso narcisistico è generalmente definito come un comportamento emotivamente offensivo compiuto da parte di una persona che soffre di un disturbo di personalità narcisistica, anche se potrebbe anche includere abusi di tipo fisico e anche sessuali. Però oggi ci concentreremo soprattutto sugli abusi da un punto di vista emotivo, perché sono anche quelli più difficilmente identificabili, quelli che ci mettono maggiormente in confusione. Sappiamo che ogni tipo di abuso può creare confusione nella vittima, che può fargli credere le cose in maniera un po' distorta e quindi portare la vittima addirittura a ritenersi a causa del comportamento abusante. Ma quando si ha a che fare con una persona molto affascinante, di successo, molto abile nel manipolare gli altri e capace di dare un'immagine di sé meravigliosa agli altri, ai propri genitori, agli amici, alle persone con cui lavora, rendersi conto di essere vittima di un abuso di tipo narcisistico è ancora un po' più complicato. Allora, quali sono alcuni dei segnali importanti a cui far caso, a cui porre attenzione per capire se si è potenzialmente vittime di un abuso di tipo narcisistico? 1. Sei in una situazione con altre persone, ti senti un po' umiliata e derisa dal tuo compagno, dal tuo marito, dal tuo partner, ma sembra che la gente intorno a te non capisca cosa sta succedendo. Perché l'abuso narcisistico è molto sottile, difficile da decifrare, talmente che quando accade in pubblico, le persone che vivono la tua stessa situazione potrebbero non identificarlo, non capirlo, prenderlo come se fosse una semplice battuta ironica nei tuoi confronti. Potrebbero ridere del fatto che sei stata messa fortemente in imbarazzo e tu a quel punto ti senti confusa, turbata, inadeguata nel tuo aspetto, nel tuo atteggiamento, perché hai scelto di mangiare un dolce in più, perché non hai capito una battuta prima, perché hai fatto cadere una posata. E se rimani comunque confusa, anche se infastidita, dopo l'accaduto, vedendo gli altri che non si accorgono di quello che sta succedendo, potresti anche diventare dubbiosa su quello che hai percepito, cioè pensare che sia normale che la persona ti tratti in quel modo davanti a tutti. Che forse sei esagerata nel cogliere tutto come se fosse una critica, come se fosse un giudizio nei tuoi confronti. Che era veramente solo uno scherzo, una battuta per far ridere le persone che erano con te. 2. Il narcisista segue uno schema abbastanza chiaro, semplice, ripetitivo per arrivare a manipolare e abusare della propria vittima. In una relazione d'amore generalmente parte con quello che anche in altri video ho spiegato, si chiama love bombing, cioè il bombardamento d'amore, in cui il partner si sente assolutamente amato in maniera speciale, completamente entusiasta della relazione che sta iniziando, tutto molto veloce e molto potente, in cui uno pensa di aver trovato finalmente la persona che aspettava da tutta una vita. Ma questa fase, che generalmente non dura più di 6 mesi perché è molto costosa per il narcisista, si interrompe bruscamente nel momento in cui la vittima cade nelle sue grinfie, cioè è completamente in balia di questo bombardamento. Allora a quel punto inizia la seconda fase, che invece riguarda critiche inaspettate, su cose che prima erano elogiate diventano invece situazioni che non piacciono più, ci si sente comunque sempre un po' inadeguati e quindi con una sensazione di ricerca di ottenere nuovamente quel tipo di bombardamento d'amore che il narcisista invece inizierà a dosare sapientemente. E quando noi cercheremo di avere con lui delle spiegazioni per cui alcuni atteggiamenti che prima erano elogiati, ammirati, adesso non funzionano più, quali ad esempio il tipo di abbigliamento usuale, quello che ci si mette per essere più sexy, non viene più valutato tale, ma anzi deriso, si entra in un'angoscia per cui si cerca di recuperare il rapporto e nel momento in cui si cerca di chiarire per quale motivo certe cose avvengano, perché a volte sparisca, perché non si riesce più a trovare, perché non ha più il desiderio di stare con lei, inizia in quel momento una tecnica ben precisa che si chiama gaslighting, cioè il narcisista cercherà di confondere la persona di fronte facendole credere di avere comunque dei pensieri assurdi, che le cose che si ricorda non sono vere, che ricorda particolari che non ha mai detto e che non è mai avvenuto ciò che lei racconta. E questo crea grande confusione, angoscia e bisogno di riconquistare l'amato. Ma il narcisista, che vuole soprattutto avere il potere nella relazione, userà
questa gratificazione, cioè il complimento e il love bombing, alternato alla penalizzazione, cioè la critica, il gaslighting, lo sparire, per tenere sempre la persona in angoscia rispetto al soddisfacimento del proprio bisogno affettivo. 3. Potrebbero iniziare a fare una campagna di tipo diffamatorio rispetto alle persone che conosci. E questo perché loro hanno bisogno di mantenere inalterata la loro immagine, il proprio senso grandioso di sé, e non accettano che tu possa criticarli di fronte ad altri o comunque mettere in dubbio la loro immagine rispetto alle persone da cui vogliono ottenere ammirazione. Se inizi a criticare il loro modo di agire nei tuoi confronti, a chiedere spiegazioni, potrebbero avere due tipi di reazioni. La prima, di una rabbia molto furiosa nei tuoi confronti, quindi iniziare a insultarti, addirittura arrivando anche a minacce nei tuoi confronti. Oppure potrebbero iniziare questa, che è la campagna denigratoria. Cioè coinvolgere altre persone, anche della tua sfera di amicizia, di persone che conosci, importanti per te, per cercare di criticarti attraverso di loro. Potrebbero iniziare addirittura a raccontare storie sul tuo comportamento per convincere gli altri che ti stai comportando male. E ancora peggio, quando reagisci con rabbia alle loro continue menzogne, bugie, ai continui cambiamenti di spiegazioni rispetto al loro comportamento, usando la tua rabbia per sostenere ancora di più le loro bugie. Ricordiamoci che le persone con narcisismo spesso hanno un talento per ben impressionare le altre persone che hanno intorno, per ricevere ammirazione, e questo potrebbe non cambiare anche se è cambiato il tuo rapporto con lui, e gli altri potrebbero non accorgersi di questi lati oscuri che loro utilizzano nei tuoi confronti. 4. Potresti vivere una situazione di blocco, di paralisi, perché nell'affrontare il narcisista hai avuto una risposta da parte sua molto violenta, rabbiosa o comunque molto diffamatoria nei confronti delle persone che hai accanto, che non capiscono la situazione, e non riuscendo a fuggire da questa situazione potresti avere un blocco, una paralisi, che ti permette di abbassare l'angoscia che provi nella relazione. 5. Ti senti completamente isolata. Le persone che hai accanto non comprendono la situazione, anzi cercano di sollecitarti affinché tu possa riprenderti la persona con la quale hai interrotto la relazione. Non capiscono che lui è un abusatore nei tuoi confronti da un punto di vista emotivo e psicologico. E il narcisista, lo abbiamo visto in altri video precedenti, utilizza la tattica dell'hoovering, cioè continua a cercarti perché ha bisogno di approvvigionarsi della tua energia, di avere un approvvigionamento di tipo narcisistico. E allora, se i tuoi cari ti invitano, ti sollecitano, ti inducono a riprenderti questa relazione, fai molta fatica a mantenere la tua posizione, perché entra in gioco anche il tuo bisogno di riguadagnare un buon rapporto con le persone che hai intorno a te. 6. Aver vissuto una continua svalutazione e critica nei tuoi confronti ti ha mandato in confusione anche rispetto a decisioni importanti della tua vita. Generalmente cerca di farti sentire assolutamente incapace di fare qualsiasi cosa e ti fa capire come se senza di lui tu non potresti fare nulla. Nel tempo, quel tipo di atteggiamento che tu subisci potrebbe diventare un tuo dialogo interno, cioè potresti iniziare a pensare a te stessa come se fossi stupida, incapace di fare le cose normali di tutte le altre persone. Anche le tattiche di gaslighting, cioè il confonderti continuamente su quello che è stato detto, ciò che è successo, ciò che hai visto, che in realtà non è vero, potrebbe essere così ma non lo è, possono indurti a dubitare sempre di più di te stessa. A volte si arriva addirittura a dubitare di cose che si sono realmente viste. 7. Vivi spesso la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato. Il narcisista non si assume mai la responsabilità del proprio comportamento, tende sempre a gettarla sul partner e cercano in tutti i modi di farti pensare che stai sbagliando, ad esempio insistendo sul fatto che tu non ricordi di una cosa che loro hanno detto, anche se tu non ricordi assolutamente nulla del genere, e potrebbero anche arrabbiarsi a tal punto che alla fine possa essere tu a scusarti di non ricordare quell'episodio. Tutto questo solo per calmarli, per paura. Potresti trovare dei messaggi, delle foto compromettenti anche sul loro cellulare, assistere a comunicazioni, vederli anche baciarsi con un'altra persona, e loro riuscirebbero a farti credere che è colpa tua se loro si comportano in quel modo, perché non sei abbastanza, perché li hai indotti a comportarsi così. Che la colpa è tua che hai letto il messaggio sul cellulare, non di loro che stanno facendo quel tipo di chat con un'altra persona.
8. Per tutta l'ansia che comunque accumuli e incameri durante la relazione con questa persona, potresti iniziare ad avere dei sintomi di tipo fisico. Potresti notare che il tuo appetito è cambiato, o aumentato a dismisura, oppure calato in maniera drastica, con mal di stomaco, nausea, a volte insonnia, un senso di affaticamento. Potrebbe anche cambiare la tua abitudine nell'uso, ad esempio, di alcune sostanze, quali potrebbero essere l'alcol, aumentandolo per far sì che questo lenisca alcune tue angosce. Oppure l'incremento di utilizzo di alcuni psicofarmaci che aiutano a calmare. 9. Vivi costantemente in una situazione di tensione. Non sai mai se oggi sarà il giorno in cui avrà per te dei pensieri dolci, delle attenzioni, sarà presente a quella cena importante, oppure se sparirà, se avrà con te un atteggiamento critico, se ti metterà in imbarazzo con altre persone, se lo aspetterai per nulla, se si presenterà, se risponderà al tuo telefono. Purtroppo questo tipo di situazione aumenta enormemente la dipendenza affettiva nei suoi confronti. 10. Inizi a guardarti allo specchio, inizi a pensare a te stessa e trovi che non sei più uguale a prima, che hai perso molte delle tue qualità, non ti riconosci, sei una persona molto più insicura, instabile, che vive comunque in uno stato di tensione che non ha mai avuto prima, che abbandoni alcune tue capacità o abbandoni alcune tue abitudini per poter andare incontro al partner abusante, perché hai paura di una sua reazione e quindi ti adatti. Se lui ti fa capire che quando esci non è contento perché comunque non lo stai amando a sufficienza, smetterai di uscire con i tuoi amici, di vivere situazioni sociali, abbandonerai lo sport, ti isolerai e cercherai di fare tutto ciò che puoi per riconquistarlo. Ma questo non servirà a nulla, anzi aumenterà ancora di più il suo potere su di te. Ma uscire da questo tipo di situazione non è semplice, per tutti i motivi che abbiamo elencato. Il partner potrebbe allontanarsi, farti soffrire con il suo silenzio, ma potrebbe anche perseguitarti successivamente se tu decidi di interrompere la relazione. Potrebbe essere costantemente alla ricerca di riallacciare con tutte le tecniche che abbiamo già elencato. E allora potresti andare anche incontro non solo a sintomi fisici, ma anche altri sintomi, che potrebbe essere un'ansia costante, potresti diventare una persona depressa, con una visione negativa sul futuro, con un'aspettativa rispetto alla tua vita molto negativa. E trovare aiuto non è semplice, perché come dicevamo, il partner potrebbe lavorare con i tuoi cari, con le persone a te vicine, per far credere che sia tu la persona sbagliata in questa relazione. E allora che fare? Se sei in questa situazione, rivolgiti a qualcuno che sappia ascoltarti, che sia un amico sincero, che sia un parente ancora legato a te, ma rivolgiti anche a dei professionisti, a delle associazioni che ti aiutino a trovare la forza per toglierti da questa situazione così abusante e pericolosa per la tua vita